Entrambe arrivano da una vittoria, entrambe hanno voglia di archiviare il 2022 con un successo e con il sorriso, iniziando il girone di ritorno con il piede giusto. Cari amici di Eleven Sports, buonasera dallo stadio Iacovone di Taranto. Probabilmente andrà lui a scodellarla al centro. È uno schema. Sul secondo palo Manetta, Tommasini e Formiconi. Parte Mazza a cercare proprio loro. Ci prova Formiconi, Vettore Elma, c'è un fallo. Tutto fermo, ha spinto Manetta. Sul rompe però nei fatti l'azione, controlla male. Allora spazio il Taranto a destra. Se lo prende tutto Mastromonaco, arriva Bizzotto. C'è Mastromonaco, alza la testa, cross potentissimo, Ferrara di testa Drudi. Da esterno a esterno, la chiusura poi con esperienza, con attenzione di Drudi. Un fallo poi a carico di Rolando. Lascia rimbalzare un attimo di troppo e il rosso è stato destinato alla Briola, che è stato sostituito poco fa. Attenzione però, posizione regolare per Starieta sull'invito di Vassallo sul fondo, fuori gioco, tutto fermo. Allora Amlili, parte allora Rolando, profondissimo dalle parti di Bizzotto. Provenzano la manca, anzi la lascia andare oltre la linea del fallo laterale. Lui Drudi, poi Mazza, allora Guida, prova a inventare lui, apertura a destra per Mastromonaco, sporca solo Rolando, ma Mastromonaco ha un'autostrada davanti a sé, prova a sfruttarla, cross al centro, Amlili, poi Ferrara, chance per calciare, Guida la blocca, Vettorel, prima conclusione in porta di questo secondo tempo. Il liscio barriera 2 nel Monopoli con Starita e Rolando. Parte Guida, il destro a giro, l'uscita di Vettorel, poi Provenzano, anzi Ferrara, ancora per Guida che ha un po' di spazio, l'uno contro uno Evangelisti, ma arriva il triplice fischio del signor Scatena. Finisce con un pareggio senza reti e con poche emozioni il 2022 di Taranto e Monopoli, 0-0 allo stadio Iacovone, in una partita che ha visto quasi inoperosi i due portieri Vannucchi e Vettorel. Il Taranto ottiene il quinto risultato.